Movida Loca Television. Seguo l'immaginazione, la strada dei passi passati da qui. Sento una dolce evasione negli occhi che mi hanno guardato così. Trova una buona ragione, qualcosa da fare. Movida Loca Television, dove i più grandi eventi contano. Io ci sono, alle mie spalle ben visibile il teatro Ariston, e quindi è segno che sono a Sanremo, nella meravigliosa città dei fiori. Parte ufficialmente Movida Loca Television e guardate un po' a Sanremo cosa e chi abbiamo incontrato. Di questo cielo impossibile cade. Ho sempre voglia, ma di cosa? Sì. Di musica, di tante cose belle. Io ho sempre voglia un messaggio di speranza. Tu sei il batterista. Senti, com'è stata questa vittoria, diciamo così, anche tra l'altro meritata, perché è una canzone che noi abbiamo seguito dalla sala stampa, e una sonorità veramente semplice ma penetrante. Grazie, no, è stato molto bello perché chiaramente noi non ce l'aspettavamo, perché sai, venendo dall'anonimato più totale, passare in finale al Festival di Sanremo è una bella emozione, però in quel momento lì era un palco, cioè noi siamo saliti, abbiamo cominciato a suonare ed era un palco come tutti gli altri, poi, siamo divertiti molto. Poi siamo nel regno delle due Sicilie, per cui io sono di Napoli, voi siete... Noi siamo pugliesi. Quindi siamo là. Alla grande, sì, siamo anche contenti che è passata anche Erika, l'altra ragazza pugliese. Insomma, c'è mezza Puglia in finale a Sanremo. Posso dire una cosa? Certo. Al di là di tutti i luoghi comuni, viva il Sud. Viva il Sud. No, no, senza luoghi comuni. Cioè, viva il Sud, ragazzi. Punto e basta. Il Sud distrugge. Celeste Gaia, da Voghera a Sanremo. I chilometri non sono tanti, però è un'esperienza comunque bellissima, no? Sì, sì, è un'esperienza fantastica, cioè poi per me è stato un onore essere su quel palco a 21 anni, quindi... Carlo, ci fai vedere un po' la manina tua? Ce la fai? C'è ancora? No, però c'è ancora, sì. No. Ma sto Carlo chi è? Sto Carlo non c'è, non esiste in realtà, è un bel sogno, sarebbe tanto bello che ci fosse, però non è ancora arrivato, diciamo. Beh, complimenti agli arrangiamenti del pezzo, al di là della scrittura in testo e musica, ma gli arrangiamenti sono stati veramente molto briosi e danno quel senso di carica, di canticchiare, ecco. Eh sì, il mio arrangiatore, il mio produttore è Roberto Vernetti, quindi che è una persona fantastica, con cui ha prodotto il mio album d'esordio, che è uscito ieri, e si intitola Millimetro, e quindi sono felicissima di questo. Io ti ringrazio, ci fai un saluto agli amici di Movida Loca Television. Ciao a tutti e agli amici di Movida Loca Television, da Celeste Gaia. Perché adesso al posto del mondo ci sei tu. Ma anche la campagna è qui, Movida Loca Television, noi siamo un po' contro i luoghi comuni, allora viva il Sud a questo punto, no? Ma viva tutta l'Italia. No, viva il Sud. Viva tutta l'Italia. Beh, insomma, l'anno scorso co-protagonista, quest'anno protagonista proprio da sola, quindi com'è questa esperienza solitaria? Tra virgolette. Solitaria, c'è tutta un'orchestra lì, non ci si sente mai soli. Sicuramente tenere il palco da sola è un po' più emozionante, ti fa tremare veramente le gambe, ma va bene, ce la faremo. Lo diciamo in gergo, hai spaccato il palco. Nel senso che hai dato un risultato ottimo ieri. Sì, sono contenta. Ieri ero molto più rilassata, più serena, più sorridente. Magari il messaggio è arrivato in maniera positiva. Anche se ci manca l'orecchino quello lì, eh?
No, vabbè, che c'entra, questi non vanno bene. Un saluto agli amici di Movida Loca Television. Un saluto a tutti gli amici di Movida Loca Television. Guaglio, ciao. Noemi, benvenuta su Movida Loca Television. Siamo a Napoli, in Campania. Beh, la Campania ti segue un po' ovunque. Dai. Perché, sì. Beh, io devo dire che ho fatto una bellissima FNAC a Napoli, piena di gente. Quindi, sì, è vero, lo sento l'affetto da via Luca Giordano, quella di Il Vomero. Sì, 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 che bello. Sono solo parole o sono fatti? No, devono essere fatti, dai, oh. No, sono solo parole, è una canzone che poi, insomma, tratta un po' questo argomento, diciamo. Poi parte da una dinamica a due per descrivere un'atmosfera in cui magari viviamo tutti oggi, no? Questo limbo in cui le parole, poi non si agisce mai. E invece bisogna agire, soprattutto agire. Tutto sul palco. Un saluto agli amici di Movida Loca Television. Ciao, un saluto a tutti quanti, sono Noemi e voi state guardando Viva Napoli, Viva Napoli. E voi state guardando una fantastica televisione. Un saluto a Movida Loca Television. Saluto a Movida Loca Television. Ciao. E dopo Napoli ti sei rincontrato con Gigi D'Alessio. Uanima. Sapesse quanto sia difficile il pensiero che per un giorno di lavoro c'è che ancora più diritti di chi ha creduto nel paese del futuro. Un saluto agli amici di Movida Loca Television. Ciao a tutti, spero stiate tutti bene, che vi piace in questo momento parlare un po' di Sanremo anche a voi. Oddio, però comunque a volte io dico dolente. No, tasto dolente, anche perché per me il festival non è tanto quello che si fa sul palco, ma quello che tutto che c'è intorno. Cioè, fuori all'Ariston, confermi secondo te? Al di là degli artisti, alla bravura e tutto. Ma guarda, sinceramente sto ancora cercando di capire il festival quest'anno, quindi devo capire tutto. Ci sono poche cose che mi hanno entusiasmato e qualcuna che devo dire che è riconoscibile, e se devo parlare dei brani parlo di qualcosa che mi ha colpito come Noemi e la trasformazione che sta avendo Arisa. Per il resto sono un po' pensieroso. Anche io, guarda, parlo da napoletano, ho visto per esempio Gigi D'Alessio con quel connubio che secondo me dal pop al rock c'è un po' di casino, Ma guarda, potrebbe anche essere interessante. Il problema è che non ci sono troppe cose da capire. Quest'anno c'è una contaminazione più che mai su quello che le major dettano o comunque hanno come, secondo me, come forse come accordo, non lo so, non riesco a capirlo. C'è qualcosa che non mi piace, da un po' di tempo che non mi piacciono un sacco di cose. Speravo che almeno con questa cosa di Sanremo Social fossero cambiate determinate cose, ma penso che anche questo non un sia. Pensiero su Emma? Beh, Emma ha la sua via ormai da tempo, quindi sta cercando di affermarsi sempre di più. Il brano forse avrei cercato di fare qualcosa dove mettere in luce forse più le sue doti di duttilità. In questo caso l'ho vista un po' ferma, però è sempre forte. Grazie, un saluto agli amici di Movida Loca Television. Ciao Movida, ciao. Un saluto agli amici di Movida Loca Television. Scusate, devo rispondere un attimo al telefono. Va bene. Napoli, la Campania, Napoli. Ah, Napoli, noi torneremo. Noi quest'anno abbiamo avuto degli intoppi con Napoli, non a causa nostra. Speriamo di tornare a suonare dal vivo al più presto. Vi aspettiamo con tanto calore. Amici, ciao. Di Napoli, ciao dai Marlene Kunz. Beh, lo avrete riconosciuto non dal Papillon, ma per tutto quello che fai in televisione anche tu. Un saluto agli amici di Movida Loca Television, anche tu a Sanremo. Anche io a Sanremo, un battesimo quest'anno, è la prima volta che vengo a Sanremo dopo tanti anni. E no, non si sposa nessuno, però c'è tanto buon gusto da correggere, insomma. La tua canzone, quella che secondo te è più bella, al di là di, non parlo dei giovani ma parlo dei big. Non parli di gusto, vero? Parli solo di canzone. No, come canzone mi piace molto quella di Dalla, mi piace molto quella di Gigi D'Alessio con la Bertè, meravigliosa, e mi piace anche Emma. Allora ci fai un saluto a Movida Loca Television, Telecapri Event. Un bacio a tutti e che il buon gusto sia con voi sempre. Francesco, un saluto a Napoli. Ciao Napoli, grazie a voi. Ciao a tutti. Beh, un grande Roberto Cenci, un grande regista, siamo grandi. Roberto, come un qualcosa su questo Sanremo giunto alla 62esima edizione? È sempre Sanremo, è un bel evento, ognuno lo fa mettendoci dentro quello che ritiene più opportuno.
e comunque lo vedi che cos'è, che se ne parli o non se ne parli, comunque è sempre un grande. Sono del parere che il Sanremo è fuori le porte del teatro, secondo me, eh? È fuori, dentro, un po' ovunque, insomma. Comunque gli ascolti parlano, sì, quindi è un'istituzione per il paese. Beh. Sì. Roberto, progetti per il futuro con l'amico di sempre? C'è qualcosa? Jerry? Jerry, vabbè. Jerry sì, forse sì, una cosa nuova, adesso vediamo, poi rifaremo sicuramente Io canto. E poi magari facciamo il Festival di Sanremo, che dici? Lo portiamo su Canale 5. No. Grazie Roberto. Ciao, ciao. Ci fai un saluto agli amici di Napoli? Sì, salute amici di Napoli. Movida Loca Television. Cosa? Movida Loca Television. Movida Loca Television. Good night. Good night. Una grande collaborazione qui al Festival di Sanremo con Francesco Renga. Com'è nata questa unione, ecco? Ma ho conosciuto Francesco una volta a Madrid, che lui ha fatto una piccola tournée in Spagna e abbiamo sentito, abbiamo avuto un bel rapporto e dopo il Via Dalma che ha avuto successo in Spagna è stata l'occasione ideale per fare questa... Come ti sembra il palco dell'Ariston? Wow. Sai che da quando ero un bimbo che io vedevo il Festival di Sanremo, allora è stato un sogno per me. Beh, allora il sogno è diventato realtà. Sì. Un saluto agli amici di Napoli, della Campania. Sì, a tutta la gente di Napoli, baci dalla Spagna. Per te vorrei, ma ho scelto di aspettare. Vorrei qualcosa, vorrei un giorno per star con te, per come sei. Qualcosa di vero che proteggerei. Alessandro, dal palco di Io canto all'Ariston, l'emozione qual è stata? È un'emozione davvero forte, sono molto emozionato. Lo sai che vai forte, Napoli ti sta guardando. Grazie. Un saluto agli amici di Movida Loca Television. Ciao, un saluto a Movida Loca. Movida Loca Television. Ciao. Merda, Merda. Ciao. Grazie. E allora maestro, camminando, ma indietro nella nostra lingua? Sì, camminando. Anche lei quest'anno ha diretto veramente tantissimi artisti e per lei diciamo è sempre un grado in più, al di là di tutta la sua esperienza musicale che ha come veterano della musica, ma comunque che emozione dà sempre il nuovo Festival di Sanremo? Ma da un sacco di preoccupazioni, soprattutto in giornate come queste dove si prova pochissimo, i cantanti sono tesi, agitati perché sanno che stanno regalando al festival delle cose che sono anche fuori gara, bisogna dirlo, tutta sta roba che si è fatta per lo spettacolo della Rai c'ha poco a che vedere con la canzone con la quale loro vanno sul mercato. Però si fa e si cerca di far bene, celebrando una festa della canzone italiana cantata anche dagli stranieri. Sono tutti molto agitati perché le poche prove creano molto nervosismo. Il ripescaggio di Gigi Alessio è un onore per noi napoletani, perché poi comunque lui, nonostante non abiti più a Napoli, ma comunque porta la canzone napoletana, quella anche italianizzata, in tutto il mondo. Sì, ma è sempre napoletano Gigi, pure se canta, quando canta in inglese, quindi anche se compone in inglese è sempre napoletano. Non ce la fa, non è che fa uno sforzo, capite? Cioè, è proprio impossibile che sia diverso. Gigi ha fatto una cosa su misura proprio per Loredana. La riascoltavo stasera e mi rendo conto che lui ha centrato quello che spesso gli autori negli ultimi anni, insomma, non hanno saputo fare per una voce, un interprete di quel livello, perché poi bisogna dire che quando lei è in forma lascia poco spazio intorno agli altri. Ha mischiato poi il pop col rock, ecco, ha fatto un mashup, diciamo. Ma lei è sempre stata così. Maestro, io ti ringrazio e diciamolo in televisione, Simena Paisa. Movida Loca Television.